Ciao a tutti, amori miei, e ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta ma piena d'amore. Come state, cuccioli belli? Oggi metto il cappello perché fa caldo, tra un po' vado in piscina. Deficiente. Oggi ricetta super classica, prima di scendere giù in piscina facciamo i pomodori con riso, li mettiamo al forno e una volta che stanno al forno scendo giù. Allora, iniziamo col tagliare i pomodori, bei pomodori grandi. Rossi se li trovate è ancora meglio, altrimenti quelli di insalata un po' verdini potrebbero andare bene. Tagliamo il cappello sopra, così non lo buttate, potete andare anche un po' più a fondo, non lo buttate. Con un coltellino di questo genere o anche un coltello normale, insomma, andiamo a scavare facendo attenzione a non bucare la base del pomodoro. Quindi scaviamo così e cerchiamo di togliere tutta la polpa. Se vedete che non riuscite a togliere tanta polpa, vi aiutate con un cucchiaio, quindi fate così come se state prendendo un gelato. La polpa che ricavate dal pomodoro non la buttate, la tagliamo tutta a pezzettini, la mettiamo dentro una ciotola perché ci aiuterà ad insaporire il riso che andrà dentro al pomodoro. Vedete, il pomodoro alla fine deve essere bello scavato, quindi se non ce la fate col coltello usate il cucchiaio e verrà bello scavato, bello profondo. Allora, cosa serve per condire il nostro pomodoro? Un bel ciuffone di basilico, lo tritiamo a striscioline, lo potete fare a polvere o come volete. Una bella cipolla, io consiglio la cipolla rossa perché è dolce e quindi io la preferisco per qualsiasi condimento. Adesso mettiamo tutta la cipolla, vedete, la quantità della cipolla è importante, diciamo, è bella, bella corposa. La cipolla intera per 4 pomodori ci va. Mettiamo l'origano in polvere, un cucchiaino, ed infine io ho tritato anche uno spicchio d'aglio, tritato così. Adesso sale, importante sale, mettetelo ragazzi, perché il pomodoro con riso tende ad essere sempre un po' sciapetto, ok? Quindi mettiamo sia il sale qui nella salsa, ci metto un po' di pepe. Ci mettiamo adesso il riso dentro. Io uso un riso spagnolo a bomba, ma voi potete usare un carnaroli tranquillamente. Una manciata per ogni pomodoro. E una volta mescolato così, si lascia ad insaporire per almeno 10 minuti senza toccarlo, ok? Guardate, io metto anche un ingrediente segreto che è un cucchiaino di paprika dolce. Un cucchiaino di paprika dolce ci sta da Dio, ci cambia il colore e ci dà un sapore particolare. Allora adesso cosa facciamo? Prendiamo ogni pomodoro, ci mettiamo un cucchiaio e mezzo di riso condito. Se volete li potete lasciare un po' semi, diciamo mezzo centimetro dal bordo, io, perché comunque il riso cresce, no? Io lo faccio un po' più pienotto. Così, pure se esce fuori, a me sinceramente piace. Si copre con il coperchio e si mette su una teglia. Vi ricordate che vi ho detto che rimangono sempre un po' sciapini i pomodori con riso? Perché dovete mettere il sale anche sotto la base del pomodoro e poi riempirlo con riso condito. Allora, i pomodori con riso non hanno ragione di esistere se non ci mettete anche le patate. Quindi io ho tagliato 4-5 patate. Niente di che, vado a mettere il sale, olio, ci metto anche un po' di, vedete, avanzato un po' di brodino, ci metto un po' di brodino del ripieno, ci mando anche un po' di riso con della polpa, non succede nulla, anzi, si insaporisce ancora di più. Mettiamo un altro po' di cipolla rossa anche all'interno del condimento delle patate. Quindi le patate sono condite e andiamo ad insaporire così con dei piccoli saltelli. Si girano col sale, l'olio, il riso, il basilico, eccetera, 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 eccetera. E poi, ovviamente, vanno in padella. E per padella intendo teglia. Ecco qui. Ragazzi, poi tutti i pesi, le misure degli ingredienti li trovate sotto al video. Ultimo tocco, anche un po' di sale sopra ai pomodori, così che si insaporiscono anche i cappelli. Adesso al forno a 200 gradi per almeno 50 minuti, un'ora.
dopo 50 minuti esatti, guardate qui che bellezza, ragazzi miei, c'è un odore che ha preso tutta casa, l'odore dei pomodori con riso, penso che sia un odore particolare, singolare, che mi riporta indietro a tanti tanti anni fa, quando in casa mia, tra mia nonna e mia madre, la domenica era religione, specialmente l'estate. E allora eccoci qui, guardate qui che bellezza, bello il pomodoro rosolato, croccante, le patate, il riso, quello che sta in cima, guardate qui che diventa croccantino sotto i denti e al centro morbido, morbido e saporito. Ragazzi miei, ricetta bestiale. Allora, come avete visto, facili facili, buoni buoni, puzzo ancora di cloro, ma scendo giù tra un po', mamma mia. Fatemi rimangiare se inizio a non scendere più giù, lo so. Ustiona, eh? Madonna mia. Ci ho ripensato, non scendo più. A me finisco i pomodori con riso. Buoni. Ma quanto sono deficiente questo cappello così. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Rifate questa ricetta qui, ragazzi, è bestiale. Condividete. Ciao a tutti.